Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Io sono Gaia e questo è Senza Trucco, il mio canale. Quello dietro di me è Trucchino, la mascotte di Senza Trucco. E anche oggi andiamo a reagire agli imperdibili trucchi di 5 Minute Craft, che ci ha insegnato tante cose, cioè che tutto può essere fatto semplicemente con l'utilizzo mescolato più o meno frequentemente di Coca-Cola, Colgate, vaselina, borotalco e cemento. E ovviamente dovete sempre avere una pistola di colla caldo in tasca, e perché no, un po' di gel di aloe vera verde criptonite serve sempre, ma anche qualche assorbente, insomma. Cose così. Oggi andiamo a 5 Minute Craft Family, che dà quei consigli che io dico, cioè i nostri nonni come facevano senza 5 Minute Craft? Cioè ora capisco perché prima si viveva di meno, in realtà loro ci stanno per portare all'estinzione questi di 5 Minute Craft. E quindi cominciamo con un video recentissimo del 28 febbraio 2020, che già ha superato, cioè questo canale ha 8,51 milioni di iscritti, scusateli se è poco, e ha più di 300.000 visite. Sono Genius Everyday Life. Vediamo le famiglie ora cosa dovranno fare. Andiamo. Le buste della spesa fanno male, vero? Capita, a me capita. Quindi mettiamo le... Ma così io non mi taglio con la... La card nell'altro punto, non so se è una cosa... Un groviglio di cavi. Oh my god. Ma che belle queste card della Disney, io le voglio pure. Quindi facciamo una sorta di... Che cos'è? Non so. Ma non... queste card di plastica a voi non si spezzano? Perché a me si spezzano. Che cos'è? Mi vuoi dire che sta fermo? Ragazzi, io penso che questa cosa come minimo la dovete assicurare con lo scotch, perché vi cade dopo un secondo. Il sedile è lordo, quindi prendi una card, ci metti il nastro biadesivo e lo fa il signore, dico io, ogni tanto, perché non gli fa venire tipo una colica renale quando gli vengono in mente queste idee? Cioè, io non devo pulire l'interstizio sotto l'attacco della cintura, io sto pulendo un sedile. Posso usare innanzitutto le manine che il signore ci ha dato, oppure una bella aspirapolvere. Per quale motivo devo usare inutilmente del nastro isolante, che è irriciclabile, come sappiamo, che è una perdita di tempo inutile, che... Cosa ti può togliere? Perché tutto il resto dello sporco lo vedete dove sta. Cioè io sono sempre... Dico, ma perché non ci aveva mai pensato nessuno? Un classico, tutti versiamo il bicchiere dentro la bottiglia. Quindi 5 Minute Craft nel 2020 ha inventato l'imbuto. Io non ci voglio credere. Hanno inventato l'imbuto. Grandi, siete dei grandi. Chissà se inventeranno la ruota anche. Ecco una ruota, no, un orologio, non ci va la batteria, quindi in questo modo sì, questo è un trucchetto, sì, questo va bene, gliene do atto, questo è intelligente, economico, veloce, non mi ispira. No spoon! Io questa tizia me la stanno facendo odiare, io la odio, cioè praticamente tutti i video che le fanno fare a questa poveretta, che ormai sarà, penso, odiata da centinaia di migliaia di persone grazie anche ai miei video, è costantemente sempre senza cucchiaio. Come si fa in una casa a non avere un cucchiaio? Cioè come si fa? Dove succede? Ditemi dove succede. Questa è quella che si mangia le minestre con le forchette con lo scotch, che si fa i cucchiai con il sotto dei bicchieri. Adesso, oh mio Dio, sono in cucina, non ho un cucchiaio. Quindi, cioè, questa cosa, a parte che... Si vede che sotto c'è un cucchiaio, ma proprio si vede da un chilometro di distanza. Mi metto ora accanto la forchetta di prima che stava rotolando e questo cucchiaio che hanno creato, che è un cucchiaio ricoperto. Vabbè, chi volete prendere in giro? Ma quando, cioè, se io metto in bocca una cosa che è rivestita di tanti fogli sottili di alluminio, rischio che qualche pezzo, non me ne accorgo perché, cioè, sapete, il cucchiaio, fate questo movimento con le labbra, cercate di prendere tutto, rischio di ingerire
dell'alluminio. Cioè, ma e non è la prima volta che fanno una cosa del genere, che vi dicono di mettere l'alluminio in bocca? Cioè, vi potete ammazzare, potete soffocare, io non lo so. E là si vede che è un cucchiaio. Ma non lo so. Allora, cambia canale. Complimenti. E quindi qual è la soluzione? Prendiamo una scatola, un iPad. Quindi, ammesso e concesso che abbiate un tablet. Io non ce l'ho, ad esempio. Beh, oh, per chi ce l'ha? Cos'è un proiettore? Che cos'è? Ci metti l'iPad con lo scotch, il nastro isolante, veramente. Ma che cos'è? Allora, cioè, tu hai così tanto polso che invece di, non lo so, di senti bello, sei arrivato dopo, stavo guardando io la televisione, vai via, ti crei questa camera, a parte che, no, vi ripeto, già una volta l'avevano fatto col telefono, io con questa distanza cosa devo vedere? Tra l'altro l'iPad è molto più grande, cioè non riesco a mettere a fuoco, fa male alla vista. Gli faccio pure lo sgarbo di mettermi accanto con le cuffie così, cioè non ha senso. Ma poi a questa distanza non vedete nulla, cioè si sta divertendo un mondo, tra l'altro, quello infatti mi schino scioccato. Allora, è una fatica copiare, oh, gioia, gli sta partendo la cervicale, ma ecco che nello zainetto di 5 Minutes Craft troviamo una gruccia. Cioè, non fate mai questa cosa, specialmente i computer di adesso, realmente questo che hanno loro, non hanno più cornici. Se voi mettete la molletta della gruccia sullo schermo retina, spaccate tutti i LED. Fate 1500 euro di danno per non fare questo movimento che comunque sta facendo anche adesso. E lui è ben felice di avere... Mamma, cioè proprio si vede preciso dove la molletta è, proprio sullo schermo retina. 1500 euro di danno. Oh, che fatica. Allora, io l'ho capito cosa sta succedendo. Lui ha il cestino sotto alla fine delle scale, quindi per andare a buttare la carta deve farsi le scale e sta architettando qualcosa. Ma tipo mettere due cestini in casa, uno vicino alla sedia dove lavori, no. Un tubo di alluminio, tra l'altro, perché se non è di alluminio questa cosa non... Ancora nastro isolante che poi vi tira tutta la vernice della ringhiera. Cioè, questi sono tipo quelli per le canne fumarie. Cioè, salire il cestino direttamente, no, vabbè, dettagli. Questo è geniale. Questa si trova sempre card, non lo so. Le divide, no, la piega. Cosa fa? Un portacellulare, magari. Abbiamo indovinato, no. Ah, un portaborsa. Ma non so sempre se regge. Se secondo me bisogna mettere lo scotch. Comunque il cassetto non era perfettamente incastrato con la card. C'era un minimo di spazio. IKEA Family? Usava come segnalibro, la cosa più ovvia, no? No. Però c'è di base. Hai spaccato gli occhiali? Oh no! Cosa stiamo combinando? Come fare? Vabbè, un'asta di emergenza con una cannuccia. Vabbè, qua non ci vedo niente di male, anzi è abbastanza intelligente. È lui che non mi sa, di una persona molto sveglia. E... Oddio, non so dove mettere il bicchiere. Tipo togliere quelli vuoti. Continuiamo a accumulare cose nella stanza, ma cosa? Si corica pure. Con una mano non riesce, usa l'altra mano, ecco. Ma che cosa? Non fatelo mai, perché evidentemente c'è qualcuno che lo tiene. Se questa cosa comincia a girare da sola, vi ruota con tutta la maglietta, perché voi la tenete fermo sostanzialmente, e rischiate di sporcare tutta la cucina. Poi voglio dire, l'hai posato? Sei andato a prendere questa generata nel frattempo, perché non ci aggiungi un po' di salsa? E poi continui a mescolare, non penso che muore qualcuno. Oh, olio di sesamo, scusate. Ma che cosa? Questo è proprio un genio, abbiamo trovato un genio, ragazzi. È troppo tardi. Oh, non è... No!
No, ti prego, no! No! Cioè, che problemi hanno? Sei a casa, stai cucinando, dove te ne devi andare, ok? Te ne devi andare, vattene come sei, no! Mi tolgo la camicia, la metto sulla cappa che mi si impregna di odori, di fumi, di cucinato che poi sembra che sono stata alla saga della salsiccia di Castellana Sicula. Ma che schifo! Cioè, le cose si lavano in lavanderia per un motivo. Quando fecero quello, a parte che non funziona, perché io l'ho fatto vedere quello della doccia, quando lo fecero perlomeno ero in bagno, almeno c'è odore di bagno schiuma, ma non in cucina, che chissà cosa stai cucinando. Now it's okay, ma it's okay cosa? Ragazzi, lui è un deficiente. Ecco un classico esempio di imbecille. Dov'è il coperchio? Creiamolo. Non lo so, alluminio, cannucce, carote, ti prego, mettici una carota. Vabbè, da lui ormai mi aspetto qualsiasi cosa, quindi... Allora, vendiamo un portacellulare, vediamo come... Trovi una Barbie per terra! No! Cioè, ma veramente, questo qua tipo ha 30 anni che ha le Barbie in casa? Che cos'è questa cosa? Hanno inventato la sacca Porsche! La pasta Agnesi! Italian quality, voi conoscete Agnesi? Come sigillare la pasta? Vabbè, questo va bene, dai. E questo è... Ah, per stirare la maglietta da entrambi i lati usa l'alluminio, ma è così difficile farlo stare teso che secondo me vi vengono le grinze lo stesso. E cosa ci propone il nostro zainetto di 5 Minute Craft? Stavolta non c'è il coltello. No, cioè devono essere queste cose di uno sterilizzato, le card le passate ovunque, passano da tutte le mani. Assolutamente non fate mai una cosa del genere, piuttosto mangiatele a morsi le cose. Cioè non c'è necessità per forza di avere una forchetta più sporca che mangiarlo con le mani. Con la card abbiamo capito che risolve i problemi del mondo. Potevo usare qualsiasi cosa, ma giusto per perdere 2 giorni ho voluto farlo con una card piccola così. E adesso andiamo a uno di quei video che mi fanno ribrezzo, che mi fanno davvero terrore, che è Best Cleaning Hacks You Have Ever Seen. Cioè, noi non abbiamo mai capito qualcosa di pulizia. Grazie a 5 Minute Craft Family, il nostro modo di gestire la pulizia quotidiana della nostra casa cambierà. Illuminami. Busta Ikea, detersivo per piatti, un sacco di detersivo per piatti, congela, 1, 2, 3, ma la mattonella di ghiaccio con l'acqua, ma no, ma perché? Assorbente, no, ti prego, no, no. No, gli assorbenti solo per il ciclo, le pezze per pulire, qua stiamo invertendo, pezze per il ciclo, assorbenti per pulire. Gli assorbenti, a parte che già ve l'ho detto che inquinano un sacco, si usano solo per quello, costano cari e sono inquinanti, no! Allora, palloncino, come fare i gavettoni? No, non ha senso. Io questo già ve l'ho fatto, se non sbaglio. Sì, lei che metteva tipo l'aceto là dentro. Ovviamente qua stanno facendo una compilation delle cose migliori. Cioè, non mettete l'aceto perché vi puzza il bagno di caponata. Quindi non c'è bisogno. Che schifo. Pulitelo e basta. Ma questi già ve li ho fatti. Però ne fanno uno nuovo e poi gliene mettono 17 vecchi. Qua ve la ripropongo pure io, giusto perché è una di quelle cose che mi hanno lasciata veramente sconvolta, che è la pulizia del gabinetto con la Coca-Cola. Allora, bicarbonato e Coca-Cola. Ma perché io dovrei pulire il gabinetto con la Coca-Cola? Già tra l'altro nelle 24 ore solo con l'Efec, vi ho detto che si sporca più di prima. Cioè, 20 minuti in posa. Madonna, sanno perché? Ma puliscilo e basta. Anche perché poi l'acqua sopra non ci va quando tiri lo sciacquo. Ma eccoci di nuovo al palloncino che ci aveva lasciato in 13. Tutta questa cosa orribile è per fare il rubino.
ma no, hai un lavandino minuscolo, usi una pezza, questa cosa è antiestetica, nessuno la vuole a casa, lo capite? A parte che se tirate troppo vi si stacca, cioè, comunque si rompe, è sempre plastica, non c'è bisogno. E qua vi ripropongono anche il bellissimo life hack su come pulire le incrostazioni con la schiuma da barba. Ma perché, signore Gesù? Cioè, non lo fate mai, sono soldi buttati. Usate uno sgrassatore come fanno tutti, poi tipo 20 minuti. E insomma, ora qua sono tutti sempre gli stessi di prima, tra cui la scopa con lo scotch, cioè cose che... cioè, una madre... se dovesse davvero seguire questi trucchi direbbe io ho finito, cioè non posso vivere se devo perdere 10 ore per fare ogni cosa e tra l'altro non concludere un bel niente. Quindi questo è quanto, io la smetto qua perché davvero giuro sono stanca di vedere questa cosa, non ce la faccio più. E fatemi sapere che cosa ne pensate per i saluti di questo video, cioè quelli che sono relativi al video scorso sui punti neri slittano al prossimo, perché questi video sono stati registrati nello stesso pomeriggio, quindi ancora non ha commentato nessuno perché il video non è stato montato. Quindi questo è quanto, io vi mando un bacio grande, vi ricordo di seguirmi anche su Instagram e su TikTok e ci vediamo al prossimo video, ciao!